Do a tutti un caloroso benvenuto nel prezioso nome del Signore e vi auguro la benedizione di Dio. Prima della preghiera leggiamo una parola del Signore tratta da 1 Pietro capitolo 2 dal versetto 1. Prima epistola di Pietro capitolo 2. Dal versetto 1. Gettando dunque lontano da voi ogni malizia, ogni frode, le ipocrisie e le invidie e ogni sorta di maldicenze, come bambini appena nati appetite il puro latte spirituale. Perché? Con esso cresciate per la salvezza. Seppure avete gustato che il Signore è buono, accostandovi a Lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati quale casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali. Graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Poiché si legge nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, eletta, preziosa. E chiunque crede in lui non sarà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa. Ma per gli increduli, la pietra che gli edificatori hanno rigettata, è quella che è diventata la pietra angolare. È una pietra d'inciampo, è un sasso d'intoppo. Essi, infatti, essendo disobbedienti, inciampano nella parola. E a questo sono stati anche destinati, ma voi siete una generazione eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi che già non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che guerreggiano contro l'anima. avendo una buona condotta fra i gentili affinché laddove sparlano di voi come di malfattori essi per le vostre buone opere che avranno osservate glorifichino dio nel giorno che egli li visiterà Possiamo entrare in questa parola e lo faremo brevemente. Ma prima di farlo, alziamoci in piedi e preghiamo. Padre Celeste, abbiamo letto la tua parola. Oh Dio, è penetrata nei nostri cuori. Tu ci parli come un padre parla ai suoi figli e alle sue figlie. Rendici figli obbedienti, in cui tu possa compiacerti. Slegaci e liberaci da ogni disobbedienza. Rendici un popolo di Dio libero e redento, consacrato a te. Edificaci oggi nello Spirito per poterti incontrare nello Spirito. Signore nostro Dio, fa che troviamo grazia nel giorno della visitazione di grazia. Signore, perdona le nostre trasgressioni e i nostri peccati. Ci inchiniamo davanti a te. Il Dio Santo è verace, che hai occhi come fiamme di fuoco, davanti al quale nessuno può stare se non è sotto il sangue e in Gesù Cristo. Dio fedele scaccia ogni spirito che non è da te. liberaci dal male e coronaci di grazia e di misericordia. Signore, sii oggi in mezzo a noi secondo la tua promessa. Ti chiediamo questo. Noi non diamo per scontato che tu ci parli, ma è un grande privilegio. Dio Onnipotente, benedicici ora dalle ricchezze della tua grazia. Poniamo questa riunione sotto la guida del tuo Santo Spirito. Raggiungi il tuo scopo in me e in noi tutti. E ricordiamo i tuoi servitori e i tuoi messaggeri e tutto il tuo popolo su tutta la terra. Signore, benedicili in tutti i confini della terra e benedici noi in questo luogo. Benedici tutti coloro che ascolteranno e assisteranno a questa riunione in qualsiasi luogo. Benedicili, benedicili dalle ricchezze della tua grazia. Nel nome di Gesù, amen. Amen. Potete accomodarvi. Sono certo che avete notato che ci siamo alzati in piedi. Quando è stato suggerito il coro, degno sei tu, degno sei tu. E se le schiere angeliche di Apocalisse capitolo 5 sono cadute sulla loro faccia e hanno adorato al grido di, tu sei degno, tu sei degno, allora è giusto che anche noi... Ci alziamo in piedi in segno di riverenza per il Signore, perché solo Lui è degno di ricevere la lode e l'onore. Oggi esamineremo brevemente un tema che Dio vuole trasfigurare per noi attraverso il Suo Santo Spirito. E per il quale vuole aprire la nostra comprensione. Abbiamo iniziato con la prima epistola di Pietro, capitolo 2. Qui ci sono delle frasi e delle dichiarazioni molto suggestive che abbiamo sentito e abbiamo letto fino alla frase che loderanno Dio nel giorno della visitazione. Non nel giorno del giudizio, ma nel giorno della visitazione di grazia. Alla fine del tempo della grazia deve arrivare una visitazione divina della grazia che afferrerà tutti coloro che vi sono destinati da Dio e i loro occhi si apriranno e capiranno che la grazia è grazia e non un merito e che tutti noi possiamo credere ed essere salvati solo per grazia. Vorrei iniziare con la parola del Salmo 82 e poi passare al Nuovo Testamento per avere oggi davanti a noi la nostra posizione come la vede Dio e come stiamo davanti a Lui, per grazia. Perché se non ci rendiamo conto di chi siamo, non potremo mai essere utilizzati da Dio e in fede. Salmo 82. Dio sta nell'assemblea di Dio. Egli giudica in mezzo agli dei. Fino a quando giudicherete ingiustamente e avrete riguardo agli empi, difendete il debole e l'orfano. Rendete giustizia all'afflitto e al povero. Liberate il misero e il bisognoso. Salvatelo dalla mano degli empi. Essi non conoscono né capiscono nulla. Camminano nelle tenebre. Tutte le fondamenta della terra sono scosse. Io ho detto, voi siete dei, siete tutti figli dell'Altissimo, non di meno morrete come gli altri uomini e cadrete come qualunque altro principe. Sorgi, o oh Dio, giudica la terra, poiché tutte le nazioni sono la tua eredità. Oggi mi occupo di avere davanti a noi chi siamo sulla base delle sacre scritture. Prestiamo particolare attenzione ai due versetti, vale a dire il versetto 1 e il versetto 6. Dio sta nell'assemblea di Dio, Egli giudica in mezzo agli dèi. Vogliamo sapere chi sono questi dei, non idoli. Dei versetto 6 Io ho detto voi siete dei siete tutti figli dell'altissimo non di meno morrete come gli altri uomini e cadrete come qualunque altro principe Qui abbiamo due cose. Io ho detto, voi siete dei e d'altra parte morirete come uomini. Andiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, Vangelo di Giovanni capitolo 10, qui leggiamo dal versetto 33. I giudei gli risposero non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia. E perché tu che sei uomo fai Dio. Gesù rispose loro: Non è scritto nella vostra legge? Io ho detto: voi siete dei? Se chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta e la scrittura non può essere annullata come mai voi dite a colui che il padre ha santificato e mandato nel mondo che bestemmia perché ho detto sono figlio di Dio. Notiamo quanto segue. Il nostro Signore disse qui ai giudei: le scritture non hanno forse chiamato dei coloro ai quali è giunta la parola di Dio. E chi erano questi uomini? Erano i profeti a cui venne la parola di Dio. Gli uomini che hanno ricevuto la parola di Dio hanno preso in sé una sostanza divina. E sono stati chiamati figli dell'Altissimo agli occhi di Dio. Non so se abbiamo già parlato di questo pensiero in questo luogo. Da qualche settimana mi tocca profondamente. Avete letto il sermone su Melchizedek e abbiamo compreso cosa cerca di esprimere. La parola il logos era l'apparizione nel corpo spirituale. Noi che siamo in Dio o nei suoi pensieri dall'eternità, non siamo mai apparsi nel corpo spirituale. Ma quando lasceremo questo involucro terreno, saremo trasformati nel corpo di risurrezione e saremo simili al Signore. Secondo la prima epistola di Giovanni, capitolo 3, versetto 3. Qui in questa parola non è un uomo, ma il Signore a rispondere. Lo accusarono di bestemmiare Dio e dissero: Tu che sei un uomo, ti fai Dio. E questa sarebbe davvero una terribile bestemmia se un uomo sulla terra affermasse di essere Dio. Ma il nostro Signore non ha fatto questa affermazione. Lui era, lui era Emanuele. Lui era Dio con noi. Naturalmente loro vedevano solamente un corpo di carne e avrebbero potuto dire ti conosciamo, conosciamo i tuoi fratelli e le tue sorelle. Sei stato in mezzo a noi per tutti questi anni. Lì c'è la stalla dove sei nato. Ti conosciamo? Che cosa stai facendo di te stesso? Dio è uomo in una sola forma, in una sola persona. E la gente ha visto solo l'aspetto esteriore e non ha riconosciuto la rivelazione divina in Cristo. Ora si fa... Un ulteriore passo avanti. Sappiamo che il nostro Signore è stato generato dallo Spirito e che era ed è il Figlio di Dio. Ma non finisce qui. Noi siamo stati fatti figli e figlie di Dio attraverso di Lui. E dobbiamo renderci conto che siamo stati posti in uno stato divino. I profeti ai quali fu rivolta la parola di Dio furono chiamati dei. Loro sono diventati partecipi della natura divina, della parola eterna di Dio. Sono diventati parte di Dio assorbendo la parola divina e furono resi immortali nel loro essere interiore, nella loro anima e resi figli di Dio. E il nostro Signore dice, se la scrittura ha già chiamato coloro ai quali è giunta la parola di Dio, cioè coloro che l'hanno ricevuta prima che Cristo fosse rivelato. Considerate questo pomeriggio, che i profeti che ricevettero la parola di Dio in fede erano già figli dell'Altissimo e furono chiamati dei prima che la parola si facesse carne in Gesù Cristo nostro Signore. Loro erano chiamati dei perché il Dio onnipotente aveva preso di muovere loro attraverso la Sua parola vivente e infrangibile. Voi siete tutti dei e figli dell'Altissimo. Questo è il grande mistero. Avreste potuto andare da Noè, a cui è venuta la parola del Signore, e dire, Noè, ti conosciamo conosciamo la tua storia e così via noi ti conosciamo sei come tutti gli altri e morirai come loro avreste potuto andare da Abramo e da tutti i profeti e dirgli non fare nulla di te stesso. Non pensare di essere diverso dal resto delle persone che ti circondano. Devi mangiare e bere allo stesso modo. Sei una persona come tutte le altre. Ti conosciamo da abbastanza tempo, cari. Esteriormente, un Enoch, un Noè, un Abramo, un Isacco, un Giacobbe, un Isaia, un Geremia, un Ezechiele, un Elia e un Eliseo. E tutti i profeti erano esteriormente come voi e come me come i loro contemporanei e come i nostri contemporanei. Ed è scritto in Giacomo capitolo 5, Elia era un uomo come noi, nessun altro. Non ci sono mai state altre persone. Si comportano solo in modo diverso, ma non sono diversi, ma queste persone alle quali. Non si poteva dare un'occhiata dall'esterno alle quali si poteva puntare il dito se si voleva dire amico smettila subito. Questi uomini ai quali era stata rivolta la parola di Dio non hanno iniziato e non hanno potuto fermarsi. Il Signore aveva parlato loro e aveva fatto nascere qualcosa di divino nelle loro anime e li aveva già chiamati figli dell'Altissimo nell'Antico Testamento, uomini ai quali fu rivolta la parola che oggi abbiamo come parola profetica nelle sacre scritture erano dei, perché avevano assorbito il divino in loro stessi. La mente dirà, nello stesso versetto in cui è scritto o oh, in quello immediatamente successivo, vi ho detto che siete dei e siete tutti figli dell'Altissimo, ma morirete come uomini. Sì, è tutto vero. Sono morti come uomini. Ma il giorno della risurrezione ha già reso noto ai santi dell'Antico Testamento che sono morti come uomini, ma sono stati risuscitati. Quando leggiamo Matteo, capitolo 27, dal versetto 51, quando Cristo, nostro Signore, Morì sulla croce del Golgotha, si fece buio, il sole perse la sua luce, si verificò un terremoto, le rocce si schiantarono e le tombe si aprirono. E allora la parola gloriosa e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono e usciti dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella santa città e apparvero a molti. È vero che i profeti erano persone come voi e come me, ma per il fatto che la parola di Dio venne a loro e che essi la credettero, e ricevettero in sé l'eterno seme divino, divennero partecipi della natura divina attraverso la parola del nostro Dio. E questo era già avvenuto nell'Antico Testamento. Essi credevano in Cristo. Sapevano che sarebbe venuto e si sarebbe manifestato nella carne. E Giobbe lo disse, anche se i vermi divorassero questo corpo, io vedrò il mio Dio, perché egli starà nell'ultimo giorno sulla terra. Sono stati gli uomini di Dio a camminare su questa terra e a portare il seme divino. E non solo lo portarono per gli altri, ma divennero anche partecipi delle promesse che portavano e proclamavano. Ecco perché in ebrei è scritto che essi non possono essere resi perfetti senza di noi. Quindi devono aspettare che noi siamo aggiunti. Forse dovrei leggervi il capitolo 11 di ebrei, l'ultimo versetto perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che essi non giungessero alla perfezione senza di noi. Per favore cerchiamo di capire questo pomeriggio. Gli uomini di Dio, ai quali venne la parola di Dio, Furono chiamati tutti dei e figli dell'Altissimo. Erano uomini che avevano ricevuto il seme divino qui su questa terra. E avevano lasciato una testimonianza vivente di aver creduto a ciò che Dio aveva detto loro. Gesù nostro Signore era la sintesi e il compimento di tutto ciò che i profeti avevano detto. In lui tutta la parola si è fatta carne e noi abbiamo visto la sua gloria la gloria dell'unigenito figlio del Padre, pieno di grazia e pieno di verità, ma non finisce qui. Come la parola data ai profeti non poteva tornare a vuoto, ma trovava il suo compimento, così nella Chiesa, e attraverso la Chiesa ogni parola deve trovare il suo compimento. Oggi dovremmo renderci conto che siamo ancora esseri umani nella carne e che attendiamo con ansia la trasformazione del nostro corpo e desideriamo che sia migliore oggi che domani. Ma non dimentichiamo il fatto eterno che siamo diventati figli e figlie di Dio attraverso la fede in Gesù Cristo nostro Signore. Se qualcuno viene da voi o da me e dice, ascolta, tu dici così bene che verrai preso e che appartieni agli eletti. Cosa fai di te stesso? Loro vennero dal nostro Signore e dissero, tu hai bestemmiato Dio. Tu sei un essere umano, ti abbiamo visto qui in tutti questi anni. Che cosa fai di te stesso? Cari, noi siamo umani, ma non solo umani: viviamo e moriamo come gli altri. Ma nella risurrezione ci sarà una differenza. Morire è solo la fine di una fase. Con la risurrezione inizia la seconda fase. Così coloro che nell'Antico Testamento dovevano raggiungere la prima risurrezione sono risorti. Con Cristo. Proprio come coloro che ora sono chiamati e presi come Chiesa Sposa, come moltitudine eletta, questi sono le primizie. E poi viene la seconda risurrezione alla fine dopo i mille anni. Oggi il Signore vuole mostrarci che non dobbiamo guardare a noi stessi, ma al Dio vivente, la cui parola abbiamo ricevuto nei nostri cuori. Non siete voi e io a renderci figli o figlie di Dio. Noi siamo nati di nuovo attraverso il seme eterno della parola di Dio e attraverso lo Spirito di Dio. E ci aggrappiamo a questo. Tutti coloro ai quali è venuta la parola erano dei. E qui dice, Dio è in mezzo all'assemblea di Dio. Noi vogliamo diventare un'assemblea di Dio in mezzo alla quale Dio possa stare. E credo che se i profeti che stavano ancora aspettando il compimento della parola, erano già chiamati dei e il Signore dice che egli è in mezzo all'assemblea di Dio e che egli giudica in mezzo agli dei se coloro che si riunivano allora sperimentavano già la presenza di Dio quanto più noi che viviamo alla fine del tempo della grazia, possiamo aspettarci che Dio faccia nascere una generazione divina sull'esempio di Gesù Cristo nostro Signore. In Atti degli Apostoli, nel capitolo 17, Paolo dice una parola molto importante. Qui è scritto dal versetto 27 affinché certino Dio, se mai giungano a trovarlo, come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Di fatti in lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua discendenza. Essendo dunque discendenza di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, argento o a pietra, scolpiti dall'arte e dall'immaginazione umana. Mi interessa soprattutto questa espressione qui, poiché siamo anche sua discendenza. Così come portiamo tutti l'immagine del primo Adamo sul nostro corpo terreno, così noi che siamo giunti alla fede vivente in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, Abbiamo ricevuto la vita eterna e siamo la discendenza di Dio e siamo diventati partecipi della natura divina, nati di nuovo a una speranza viva attraverso la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. E così come Dio non è paragonabile a ciò che gli uomini possono scolpire nell'oro e nell'argento, nella pietra o nel legno, questi non sono dei, sono idoli. E i figli di Dio non sono scolpiti o fatti e modellati da mani umane, idoli senza vita. I figli di Dio che hanno ricevuto la parola dell'Onnipotente e sono nati di nuovo a una speranza viva, sono stati vivificati. Loro sono risorti con Cristo, perché così è scritto. Se siamo stati sepolti con Lui, siamo anche risorti con Lui, per camminare in novità di vita. Noi sappiamo chi è Cristo e ora sappiamo anche chi erano i profeti. Loro camminavano con piedi terreni su questa terra, ma erano portatori della parola divina che era stata inviata loro. E questo seme divino nei loro cuori li ha resi partecipi della natura e dell'essenza divina. E loro sono diventati eredi delle promesse di Dio e le vedranno insieme a noi. Tuttavia, non potevano trovare il loro compimento senza di noi. Ora veniamo al nostro tempo. Vorrei presumere che tutti voi qui presenti questo pomeriggio abbiate più o meno familiarità con il ministero profetico del tempo della fine. E tutti sappiamo che la parola di Dio è venuta a uno dei più grandi profeti. E che quest'uomo è diventato partecipe della natura e dell'essenza divina. E che è stato in grado di diventare un canale attraverso il quale la potenza creativa divina e la potenza di salvezza e di guarigione potevano fluire. Tuttavia, questo non va segnato con un punto e quindi considerato completo, ma al massimo con una virgola. Il seguito è che ciò che Dio ha fatto attraverso il messaggero era solo per mostrare ciò che Egli farà attraverso coloro che hanno creduto il messaggio divino. E cari, voi potreste dire sì, che tipo di uomo era? Proprio un uomo. Come voi e come me. Lui guidava un'automobile come voi e come me. Lui era seduto al volante e io ero seduto accanto a lui sul sedile anteriore a destra. Dietro di noi c'erano il fratello Wood e il fratello Sotman. Ci siamo seduti allo stesso tavolo. Abbiamo mangiato e bevuto. All'esterno non c'era alcuna differenza. Ero nel suo appartamento, a casa sua. La cucina era la cucina, il soggiorno era il soggiorno, la disposizione era la stessa di tutti gli altri. E se si guardava all'esterno si vedeva un uomo non troppo alto proveniente dalle montagne del Kentucky, un montanaro, come vengono chiamati gli abitanti di quella zona. E quando è salito sul palco e dopo il sermone l'impatto dello spirito era tra il pubblico e lui ha detto sto aspettando l'angelo del signore senza di lui sono impotente come lo siete tutti voi poi fece Un'unica dichiarazione e disse: Non sono io che opero questo dono. Siete voi che operate questo dono divino tramite la fede. Ecco, credete oggi che siamo figli e figlie di dio credete che siamo idoli morti o che siamo una razza divina di persone nate di nuovo che hanno ricevuto la parola di dio come seme nel loro cuore per questo tempo il fratello Branham ha detto la polizia mi ha fermato. La luce destra dell'auto era spenta e quell'uomo mi ha detto, ascolta, devo farti la multa. Quindi devi pagare una multa. Un uomo al quale poteva accadere tutto ciò che accade a me e a voi. Un uomo come noi, puramente nell'esteriore, ma interiormente un uomo di Dio, un profeta dell'Altissimo, un portatore e rivelatore dei segreti divini che gli erano stati rivelati e comunicati. E tutto qui? No. Questo è solo un aspetto della storia. Il secondo lato è che Dio, attraverso la parola profetica rivelata, fa nascere una moltitudine che partecipa alla natura divina vi faccio una domanda perché il signore non ha detto che tutti i sacerdoti i discendenti di aronne e tutti i leviti i discendenti di levi sono figli dell'altissimo perché mi servono nel mio santuario e così via no non si tratta Solo di un servizio che teniamo. Si tratta di ricevere la parola di Dio e non solo di celebrare un servizio esteriore, ma di ricevere la parola di Dio nei nostri cuori, nel nome del Signore. I profeti non facevano nel servizio divino quello che facevano i sacerdoti. I sacerdoti avevano un compito di routine. Facevano la stessa cosa ogni sabato. Un profeta non faceva la stessa cosa ogni sabato. E ogni profeta... Non guardava a ciò che faceva un altro per fare la stessa cosa, ma la parola di Dio veniva ai profeti e il Signore parlava loro e faceva conoscere e rivelava loro la sua parola e la sua volontà. Oggi è esattamente la stessa cosa. Tutti i predicatori sono in grado di organizzare un bel servizio. Tutti gli evangelisti hanno un programma eccellente. E le persone sono tenute con il fiato sospeso, tanto che quasi non osano respirare dall'inizio alla fine si crea un'atmosfera a cui si potrebbe ripensare per qualche giorno. Ma Dio non è in questa atmosfera. Dio è nella sua parola. E sei profeti ai quali venne la parola di Dio furono chiamati dei, cosa diremo noi oggi, ai quali è venuta l'intera parola in questi ultimi giorni. Cari, Dio ha fatto di noi qualcosa di glorioso. Voi siete un popolo santo, un sacerdozio regale. Siete il popolo eletto. Cosa volete di più? Potrebbe Dio fare di più di quanto ha fatto? Egli ha rivelato il suo piano di salvezza e ha aperto i nostri occhi e i nostri cuori. Noi possiamo credere. Devo arrivare al termine perché il tempo è scaduto. Potremmo leggere nella seconda epistola di Pietro, nel capitolo 1, che ci sono state date le più grandi promesse e che per mezzo di queste possiamo essere partecipi della natura divina. E qui, in questa sala, ci sono due anziane sorelle che hanno condiviso qualcosa con il fratello Kupfer e con me quando siamo entrati nel corridoio. Una di loro ha visto la risurrezione. E non oso dire in quale contesto è avvenuto tutto ciò. Il fratello Kupfer è seduto qui. Le due sorelle, se non dispiace loro, potrebbero alzarsi in modo che sappiate che sto dicendo la verità. Sicuramente sono troppo timide. Sono entrambe qui. Ecco una sorella, grazie sorella, ed ecco l'altra. Chiedete a queste due sorelle e soprattutto chiedete alla sorella qui presente che cosa Dio le ha rivelato. E credo con tutto il cuore che noi come portatori di questo messaggio divino, che non rinnegheremo in nessun caso, anche a costo della vita, come portatori di questa parola profetica, siamo figli di Dio e quindi figli della risurrezione. E Dio ha detto di non essere un Dio dei morti, ma un Dio dei vivi. E sapete quando l'ha detto? Quando è apparso a Mosè nel pruno ardente. E il Signor Gesù porta questa parola nel Nuovo Testamento e dice che Dio non è un Dio dei morti, ma dei vivi. Non perché io sia qui oggi, ma la sorella ha visto ciò che il fratello Branham ha visto anni fa. Lei ha visto una settimana fa il contesto finale che porta alla risurrezione dei morti, alla trasformazione e al rapimento. Prima ha detto che quando ci pensa tutto il suo corpo trema. Cari, Dio è in mezzo al suo popolo e oggi non si tratta del fratello Branham né del fratello Frank, nemmeno di Paolo o di Pietro. E tuttavia si tratta di tutti coloro attraverso i quali Dio ha parlato. Noi possiamo distinguere tra l'entusiasmo che le persone possono produrre e tra un provvedimento divino. Per concludere vorrei dire una cosa. Tenetevi stretti a ciò che Dio ci ha dato per grazia venerdì c'era un uomo in casa mia voleva convincermi che dio ha ora un ottavo messaggero e che il fratello brano gli era parso e così via cari lo confesso davanti a dio e che egli abbia misericordia di me. È stata la prima volta che ho perso la calma. Ho detto le seguenti parole a quest'uomo che aveva appena finito di parlare. Senza aspettare un momento dissi: "Ora Satana ha parlato attraverso di te." Proprio come aveva parlato a Gesù in quel tempo, e ha interpretato male le scritture. E lui voleva dirmi, sì, l'ottavo è in Apocalisse capitolo 1. Ho chiesto, dove l'ottavo? Lui ha detto, in Apocalisse capitolo 1. Ho detto, in Apocalisse capitolo 1, Gesù Cristo, il mio Salvatore, cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Non voglio che lui sia chiamato l'ottavo. Lui è il mio Signore e il mio Salvatore. E nella sua mano destra ci sono le sette stelle, i sette angeli delle sette chiese è venuto su di me e non posso dirvi cos'altro gli ho detto alla fine ho dovuto soltanto dire fratello perdonami ero consumato dallo zelo per la casa di dio non riuscivo a trattenermi e sapete cosa è successo lui è saltato su dalla panca e voleva buttarsi a terra per scusarsi con me. Gli ho detto non farlo, non hai bisogno di scusarti. E io ho solamente detto mi vergogno che persone come te siano state sedute per anni sotto la vera predicazione della parola di Dio e possano cadere in qualsiasi errore. Quest'uomo voleva pagarmi il viaggio in America per incontrare l'ottavo messaggero. Oh mio Dio, cari, la fine di tutte le cose è arrivata. Ci sono solo sette epoche della Chiesa. Un solo candelabro con sette braccia, solo sette angeli e sette messaggi alla Chiesa. E la Bibbia dice che nei giorni della voce del settimo angelo, quando egli inizia a suonare, il mistero di Dio giunge alla sua conclusione come egli ha dichiarato ai suoi servi e ai profeti. È una vergogna quando persone che hanno ascoltato la parola di Dio per molti anni poi cadono per ogni fattore di calamità e molti sono usciti, ladri, briganti e persone caotiche. E sono in mezzo al popolo di Dio. E Paolo dice in Atti degli Apostoli, capitolo 20, che tra voi stessi sorgeranno coloro che introdurranno dottrine perverse. Se queste cose vengono dall'esterno, possiamo respingerle. Ma se partono dall'interno come un cancro, si diffondono e continuano a divorare e a distruggere. Cari, la rivelazione divina unisce. La rivelazione divina conduce a Gesù Cristo. E Gesù Cristo è la parola. E noi non aspettiamo più la venuta di nessun altro. Stiamo aspettando il ritorno del nostro Signore. Dopo che Giovanni Battista ha portato il suo messaggio, nessun messaggero è apparso di nuovo. Ma lui ha proclamato... Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Il nostro fratello Branham ci ha indicato Gesù Cristo, il nostro Signore, che le persone che sono contorte di per sé contorcono ogni sorta di cose, a tal punto che la parola viene distorta nella sua bocca. Ne avete mai fatto esperienza? È incomprensibile, persino inconcepibile. Ma grazie a Dio egli ha una schiera. Il potere di Satana li opprime e li percuote ma nel profondo della loro anima portano il seme divino della parola di Dio. E così come i profeti portavano la parola, così certamente noi che abbiamo ricevuto la parola della profezia e l'intero annuncio della parola, del piano di salvezza di Dio, siamo diventati figli di Dio mediante la fede in Gesù Cristo nostro Signore, che siamo fortificati e questo avviene per grazia. Dio ha inviato un messaggio per riportarci a questa parola. Ricordate la parola di introduzione. Che glorifichino Dio nel giorno che Egli li visiterà. Sta per arrivare il giorno in cui molti di coloro che oggi calunniano, che oggi parlano contro che oggi diffamano, quando vedranno la visitazione divina della grazia in mezzo al popolo di Dio, non avranno altra scelta che abbandonare la loro resistenza interiore e lodare Dio nel giorno della sua visitazione in mezzo al suo popolo. Potrei ora portarvi in Atti capitolo 3, dal versetto 21 al versetto 23. Lì sta scritto che Gesù deve rimanere in cielo. Fino al tempo della restaurazione di tutte le cose. E che Dio manderà tempi di refrigerio. Alleluia! L'uno appartiene all'altro. E vediamo come Dio mette insieme le cose. Ciò che non era noto quattro settimane fa, è ora una chiara rivelazione divina. E vediamo il significato e lo scopo dell'incarico divino con il messaggio profetico in questi ultimi giorni. Tutti coloro che sono stati graziati da Dio, tutti coloro che possono credere, tutti coloro che si attengono con tutto il cuore a ciò che il Signore ha detto, credetemi. Come certamente questi profeti sono risorti con Cristo, quando Lui è risorto dai morti dopo la crocifissione, così scrive Paolo nella prima epistola ai Tessalonicesi, capitolo 4, dal versetto 13. Così certamente... Cristo, o oh Dio, porterà coloro che si sono addormentati in Cristo. Egli lo farà. Noi siamo stati crocifissi con Lui. Siamo morti con Lui. Siamo stati sepolti con Lui. Siamo stati risuscitati con Lui. E siamo già stati trasferiti con Lui nei luoghi celesti. Stiamo soltanto aspettando che accada davvero e accadrà presto. Alleluia! Lode e gloria al nostro Dio. Cari, se oggi non sono fisicamente in grado di sottolineare ad alta voce queste verità bibliche, sono convinto che lo Spirito Santo scrive nei nostri cuori la parola che è stata portata e la rende una rivelazione vivente e una realtà. I profeti erano uomini. Sono morti come tutti gli altri. Ebrei capitolo 11 dice che alcuni furono lapidati, uccisi, tagliati a metà e così via. Sono morti come uomini, ma sono risorti come figli di Dio. Cari, camminiamo su questa terra come uomini? E molti si sono persino scandalizzati per la scomparsa del fratello Branham, dicendo che se era un così grande uomo di Dio, perché è dovuto morire a causa di un incidente stradale? Cari, Dio dispone le cose in modo tale? che le persone che non pensano divinamente vi inciampino e si scandalizzino. E altri si alzeranno e diranno sì, pur essendo un grande profeta, era un uomo come tutti noi. Con Dio non c'è riguardo alla qualità delle persone. Con lui... Ci sono solo compiti e incarichi diversi. E ciò non rende nessuno grande o piccolo, ma ci danno solo una grande responsabilità che poi abbiamo nel regno di Dio. Cari, che Dio ci benedica insieme dalle ricchezze della sua grazia. Nel nome di Gesù, amen.